al modello salvato nel momento in cui gli andiamo a cancellare le componenti fondamentali sulle quali era basato. Lo faccio vedere dopo. Parte un wizard che adegua lo schema del database preservando i dati. Dunque, prendiamo il nostro file, quello con la doppia associazione, e lo trasciniamo sul cloud. Quello che non ho detto prima, e che poi verrà approfondito, è che oltre all'applicazione che viene costruita, che è un'applicazione chiaramente di back office, noi generiamo anche un'interfaccia REST completa. Per cui è possibile su questa infrastruttura, su cui poi vedremo è possibile dichiarare diritti, vincoli di accesso, clausole sofisticate, è possibile costruire proprie applicazioni. Bene, l'applicazione a questo punto è partita, è stata importata, andiamo a vedere. E vediamo che ha creato due associazioni verso Siri, una con il ruolo residence e l'altra con il ruolo birthplace. Ok? Facciamo qualcosa di un po' più sofisticato adesso. Andiamo a caricarci su questo stesso schema, senza buttarlo questa volta, un altro file. Ho un foglio di spese. È un classico foglio dove ho un seriale, la data in cui ho fatto la spesa, il periodo, il fornitore, anche questo questa volta direttamente normalizzato, la descrizione della spesa, l'importo e la categoria della spesa. Che tipo di spesa è stato? Va bene, questo è un classico foglio che posso tenere per me. A questo punto quello che posso fare è prendere questo foglio e lo trascino sopra il cloudlet, dove già c'è un motore, dove già c'è un engine. Viene ugualmente importato, viene normalizzato. Posso andare ad aprire il modello e mi ritrovo classi aggiuntive. Le mie spese, il fornitore e la categoria. La cosa interessante è che posso collegare i due schemi a questo punto. Se per esempio voglio tenere traccia di quale customer ha effettuato quali spese, posso creare un'associazione bidirezionale, molti a molti, per cui un customer può aver fatto più spese e una spesa può essere stata sostenuta congiuntamente da più customer, per esempio. Ma potrei qui impostare le catenità specifiche, sia quelle standard 101 molti, ma anche minimo 3 e massimo 7. L'applicazione poi forza il rispetto di queste cardinalità. Bene, posso salvare. Questo per esempio è un esempio. Dopo l'importazione io ho aggiunto una nuova associazione. Per cui quello che vedo adesso, quando vado a chiudere il modello, è che sul DB ho una iconcina che mi dice guarda, i vecchi dati, non c'è la traccia. Ops. Miei figli. E sui vecchi dati non c'era traccia di quell'associazione, vuoi che ti aggiorno lo schema del database? In questo caso non c'è perdita di dati, la risoluzione avviene automaticamente, mi dà il numero di oggetti complessivi. Il database, fra l'altro, in qualunque momento io posso cliccare sul database e scaricarlo in formato Access o MySQL. Se sto facendo delle applicazioni di test, posso anche avere un filler che le riempie i dati random, rispettando le cardinalità come impostato. Posso fare anche di più, posso dire, dicevamo, io ho questo schema adesso, no? Se io volessi importare dei nuovi dati che fanno riferimento ai customer esistenti, che sono già qui dentro. Bene, facciamo proprio questo esempio. Chiudo il designer. Mi vado a prendere l'ultimo file di questa parte introduttiva, che è un file di protocollo, in cui mostro quello che c'è. In questo file di protocollo mostro i protocolli in entrata di un'organizzazione, l'anno in cui ho ricevuto la lettera, il numero, la data di registrazione, poi il tipo di protocollo normalizzato, il codice e il nome dell'operatore, vedete il prefisso operatore, il codice e il nome sono attributi di una classe a parte, sto dando indicazioni nel mio importer di normalizzare. Quindi per l'operatore ho il codice, il nome e il cognome, e l'area organizzativa a cui fa riferimento la lettera, in questo nel caso dell'area organizzativa è il nome e la sigla. Non solo, ma il riferimento al customer, vedete c'è uno star davanti? Vuol dire che io gli sto dicendo, guarda, cercati nel database un customer il cui nome e il cognome è questo e collegatici.
non devi creare un nuovo customer mentre importi questo file, ti devi collegare ai customer esistenti. Per poterlo fare però, prima di poterlo fare devo aprire il mio designer e dire che nome e cognome sul designer sono unici. Ok? Ho creato questa chiave, è possibile creare constraint anche più complesse della chiave. A questo punto posso salvare, chiudere il mio designer e aggiornare lo schema del database, perché ho introdotto questo vincolo di unicità che viene impostato anche a livello di DB. Fatto. E a questo punto posso prendere il mio file e importarlo all'interno del workgroup. Vedremo che lui crea la nuova classe per protocollo con tutte le informazioni associate, cioè il tipo di protocollo, l'area organizzativa e con un collegamento verso i customer esistenti. Riapro il designer, 991 oggetti a questo punto, il mio DB comincia a popolarsi e qui posso vedere le nuove classi che sono state aggiunte. Area organizzativa, ma quello che mi premeva di far vedere era l'associazione fra protocollo e customer. In una nuova classe protocollo si è collegata a una classe customer esistente. Ok? Ora, diciamo, come vedete si possono costruire velocemente, ovviamente i modelli si possono costruire anche da zero, voglio dire. Cioè posso andare qui e creare nuove classi. D'accordo? Posso andarmi, per esempio, posso andarmi a cercare fra i modelli che ho già creato dei concetti, lui mi fa vedere in quali schemi ricorrono questi concetti, me li trova e mi consente di importarli nello schema che sto creando. Posso quindi accedere a una libreria di modelli condivisa sulla piattaforma e importarli. La cosa interessante è che fino adesso noi abbiamo lavorato volendo costruire un'unica applicazione che copra tutto questo schema che abbiamo visto, che consente di gestirlo interamente, ma in realtà quello che è possibile fare a uno sviluppatore più esperto è accedere ai livelli sottostanti del modello, in cui di fatto io posso avere più strati applicativi, cioè su questo unico schema dati posso andare a definire più viste, diciamo, per esempio qui ce n'è una sola ma posso crearne un'altra e in ogni vista posso decidere cosa si vede e cosa non si vede andando a spegnere singoli attributi, classi o relazioni. Quindi posso creare un'applicazione in cui alcune classi non si vedono, alcuni attributi non si vedono e un'applicazione in cui invece non se ne vedono altri. I modelli che si possono creare sono veramente molto, molto complessi. Vi dico, la prima applicazione che è stata creata è stata fatta da un DBA che non aveva particolari esperienze di sviluppo e gestisce attualmente 8.000 pazienti per circa 500.000 di record. È stata fatta in due settimane, è stata fatta e ha rimpiazzato un'applicazione che era stata sviluppata prima in 4 mesi. Ora chiaramente è uno strumento focalizzato all'applicazione database se si vuole usare unicamente l'interfaccia generata, che può essere customizzata in vari modi, adesso diciamo non c'è tempo di entrare nel dettaglio. Tuttavia la generazione dell'interfaccia REST consente agli sviluppatori che invece possono scrivere codice di sfruttare tutta una serie di servizi che sono offerti da questa infrastruttura, cioè invece di sviluppare direttamente sul DB avete una serie di servizi molto sofisticati che vi dicono, per esempio, vi tengono traccia per esempio di chi può accedere a cosa e quando, vi tengono il logging, vi tengono la possibilità di definire partizionamenti verticali e orizzontali del database, quindi una gestione della persistenza estremamente più sofisticata. E tutto questo senza più avere 5 minuti. E tutto questo senza avere nessun tipo di come dire, problema di carattere sistemistico, perché le applicazioni sono ospitate su server interamente gestiti. Quindi è tutto assolutamente nel cloud. A livello, vi faccio vedere per esempio, adesso posso caricare, qui possiamo salvare questa applicazione. Posso naturalmente avere più cloudlet, ovviamente se pago, nel senso che le risorse sono a pagamento, ovviamente, e pago in funzione delle risorse che ho. Posso avere più cloudlet, la cosa interessante per esempio posso avere un cloudlet di produzione su cui lavorano i miei impiegati e posso avere un cloudlet di test e sviluppo. La cosa interessante è che posso banalmente, adesso risolviamo i problemi di allineamento,
perché abbiamo modificato il database. Posso trasportare banalmente database e applicazioni da un cloud e dall'altro con un drag e con un drop. In questo momento lui sta facendo il dump del database dal primo server e lo sta montando sul secondo. Notare che i cloudlet, cioè questi server virtuali, possono essere collocati ovunque nel mondo, perché i server di hosting che noi gestiamo sono gestiti attraverso web service sicuri. Quindi tendenzialmente i nostri partner, cioè gli sviluppatori, noi non andiamo direttamente sul mercato, ci rivolgiamo agli sviluppatori, possono avere i loro server e possono montare sui loro server i nostri agenti per fare in modo che le applicazioni generate vengano di fatto poi teleinstallate sui loro server, in maniera da poter accedere direttamente al database e integrarci applicativi differenti, per esempio. La cosa interessante è che le applicazioni, diciamo, se uno utilizza come back-end delle proprie applicazioni uno strumento di questo genere, è che modificare il modello e aggiornare tutta l'infrastruttura sottostante è praticamente istantaneo, in 30 secondi noi rigeneriamo tutto quanto. Dopodiché è chiaro che se sopra avete sviluppato sulle REST, qualcosa delle REST poi va cambiato evidentemente. Però tutta una serie di problemi ve li... Sì, sì, passo la parola allora negli ultimi minuti che rimangono al mio collega. È prevista la generazione di report, per esempio PDF? Sì, sì, abbiamo reportistica in PDF, sia cross-tab che tabelle normali, che ecco qui. Era questo. Dunque, cross tab, tabelle normale, abbiamo dei chart, questa è la struttura interna del cloud, potete vedere. Sì, lascio la parola a Manuel Cash. Allora, nell'immagine qui potete vedere solo un esempio di utilizzo di un'applicazione generata tramite la nostra piattaforma. In questo caso possiamo vedere che l'amministratore interagisce tramite l'interfaccia grafica del Cloudlet, mentre gli utenti finali interagiscono tramite un'interfaccia scritta da voi che si appoggia direttamente su un'interfaccia REST che viene generata automaticamente dalla nostra piattaforma. All'interno del Cloudlet possiamo vedere il dettaglio dell'architettura, ovvero sono due moduli separati, interfaccia grafica generata con GVT, che è un framework di Google, e l'interfaccia REST, e anche questa è generata automaticamente nell'arco dei 30 secondi scarsi che ci vogliono per generare completamente l'applicazione. Il bello è che questi due moduli poggiano entrambi su uno stesso layer, questo sottostante, che non è un semplice layer di dati, ma contiene tutte le funzionalità, è una specie di database avanzato, nel senso che contiene autenticazione, controllo dell'integrità dei dati, con vincoli anche molto molto sofisticati che non c'è stato il tempo di far vedere, e una serie di altre funzionalità. Più avanti c'è un esempio. La transazionalità è gestita internamente al layer che è sottostante ai due moduli interfaccia grafica e interfaccia REST. Come dicevo, questo è solo un esempio di uso, perché potete benissimo far interagire gli utenti finali direttamente sull'interfaccia grafica da noi generata, se vi piace, e potete ad esempio scrivere un programma ad uso esclusivo dell'amministratore che poggia sull'interfaccia REST. Più avanti c'è un esempio. Sì, va. Mi dispiace.